Buona domenica a tutti voi. Siamo giunti con questa domenica alla conclusione della lettura del capitolo 10 del Vangelo di Matteo, nel quale abbiamo più volte sottolineato ci vengono trasmessi gli insegnamenti di Gesù riguardo alla missione, come intenderla, con quale stile, con quali prospettive. La Chiesa ci ha proposto, insieme alle due domeniche precedenti e a questa, ci propone semplicemente tre pericopi, tre passaggi. Però potrebbe essere arricchente se noi leggiamo tutto il capitolo 10 e raccomanderei questa lettura completa. Non è certamente uno dei discorsi più accomodanti. E proprio nella sua conclusione, che leggiamo in questa domenica, ci viene offerta la prospettiva della missione a cui siamo chiamati. Gesù conclude le sue indicazioni sulla missione precisando due attenzioni. Cosa richiede a me la missione e qual è il frutto della missione? Allora ascoltiamo questa splendida pagina sacra che conclude il discorso sulla missione del capitolo 10 nel Vangelo di Matteo. Buon ascolto. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi apostoli: chi ama padre o madre più di me non è degno di me. Chi ama figlio o figlia più di me non è degno di me. Chi non prende la propria croce e non mi segue non è degno di me. Chi avrà tenuto per sé la propria vita la perderà, e chi avrà perduto la propria vita per causa mia la troverà. Chi accoglie voi accoglie me, e chi accoglie me accoglie colui che mi ha mandato. Chi accoglie un profeta perché è un profeta avrà la ricompensa del profeta, e chi accoglie un giusto perché è un giusto avrà la ricompensa del giusto. Chi avrà dato da bere anche un solo bicchiere d'acqua fresca a uno di questi piccoli perché è un discepolo, in verità io vi dico, non perderà la sua ricompensa. La missione richiede a me un amore totalizzante, anzi, essa scaturisce da un amore che è per Dio. Gesù non ci richiede di rinnegare gli affetti più cari. Semplicemente ci ricorda che Lui viene prima e sta oltre gli affetti più cari. Anzi, diciamoci che la scelta di Dio è anche quella che ci porterebbe ad avere più attenzione e vera dedizione anche per coloro che abbiamo cari. Gesù non teme di alzare il tiro. Essere degni di Lui vuol dire portare la croce e perdere la vita per ritrovarla. Le modalità e le vicissitudini che traducono questa proposta totalizzante di Gesù, siamo chiamati a declinarle proprio nella fedeltà a Lui. È rimanendo fedeli a Lui, è scegliendo Lui con amore unico che diventiamo capaci di comprendere cosa vuol dire portare la croce e perdere la vita per ritrovarla. Vedete, la missione mette in gioco quello che amiamo. Se amiamo Lui, siamo degni di Lui. Se siamo preoccupati di noi stessi, rimarremo nelle melme dei nostri egoismi, più o meno cristianamente giustificati sul piano personale e talvolta, ahimè, anche su quello pastorale. Quello che è decisivo per vivere la missione non deve tanto pesare su quello che dobbiamo lasciare.
quello da cui distaccarci, quello che deve necessariamente passare in secondo piano. Noi abbiamo sempre un po' questa sindrome di contrapposizioni moralistiche. Vivere la missione è possibile solo dopo che il nostro cuore si è legato al suo. La missione la si vive non ponendo in atto uno scontro ideologico con un mondo che riteniamo nemico, ma vivendo in questo mondo l'unico amore che conta, quello per Dio. Ma eccoci alla seconda attenzione che Gesù lascia emergere a conclusione del discorso missionario, così come la redazione dell'Evangelista Matteo ce lo propone. L'accoglienza della nostra missione è l'accoglienza di colui che ci ha mandati, tanto da far meritare la medesima ricompensa. Tutto quello che si mette in atto come attenzione personale a colui che viene nel nome del Signore avrà la sua ricompensa. Allora ciò che è decisivo non è come una missione viene portata avanti, evidentemente senza trascurare la prima attenzione che abbiamo già evidenziato. Decisivo è l'accoglienza della missione che fruttifica nella salvezza che viene dal Signore. Potremmo dire che Gesù ci richiede due disposizioni decisive per vivere la missione. La prima consiste nella nostra personale scelta di Lui, nella nostra piena adesione a Lui. La seconda si traduce nel fatto che la missione porterà frutto perché sarà accolta e quindi apporterà lo stesso dono consegnato a noi che la viviamo. E allora ricordiamoci che il mondo non ci è nemico. Il mondo è la messe. Così è incominciato, se ricordate il capitolo 10, parlandoci della preghiera per questa messe che ha bisogno di operai del Vangelo, che raccolgano i frutti di quello che il Signore fa crescere, fa maturare. Il mondo è la messe nella quale possiamo far fruttificare l'opera di Dio, perché a Lui scegliamo di appartenere e perché diventiamo, come ci ha insegnato uno dei grandi della nostra storia, semplici operai nella vigna del Signore e cooperatori della verità. Non abbiamo nulla da imporre, vogliamo essere di Dio e trasmettere con gioia il dono che abbiamo ricevuto da Lui. Quello che gli uomini e le donne di tutti i tempi sono chiamati a scoprire consiste nel fatto che siamo discepoli. Cioè che impariamo da Lui e quando gli uomini e le donne di ogni tempo incontrano coloro che veramente hanno imparato dal Signore, a loro volta accoglieranno il medesimo insegnamento, lo faranno fruttificare, ne saranno missionari e parteciperanno della medesima ricompensa. È questa la cosa bella della missione, che ci chiama innanzitutto ad essere discepoli gioiosi che imparano dal Maestro e portano il Maestro nel cuore e nella vita di tanti fratelli e sorelle. Buona domenica a tutti voi, cari amici.